primi gol, vi siete sbloccati. Com'è l'ambiente adesso appunto che avete superato questa prima fase? Sì, era molto importante la partita di Teramo per sbloccarci. Siamo stati bravi a interpretare molto bene la partita e finalmente sono arrivati questi gol che cercavamo dall'inizio della stagione e ora siamo pronti per affrontare questo derby a cui teniamo molto, visto l'importanza che ha per tutta la città, per tutti i tifosi. Cosa vi siete detti nello spogliatoio fra primo e secondo tempo? Eravate partiti bene, poi dopo il gol vi aveva un po', insomma, messo in difficoltà e ovviamente eravate andati in svantaggio. Sì, è normale che partendo così con un buon inizio e prendendo gol ci siamo tirati un po' indietro, però a fine primo tempo ci siamo guardati negli occhi tutti e abbiamo capito che potevamo farcela, che era il momento giusto e ci siamo ricompattati benissimo, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria fondamentale. Per te dopo le amichevoli estive, un ingresso un po' graduale, hai dovuto scontare un turno di squalifica, poi sei partito dalla panchina, le ultime due da titolare, com'è stato l'impatto con questo campionato? No, sicuramente l'impatto tra primavera e il calcio dei grandi non è facile, però mi sono adattato bene e purtroppo la prima giornata di campionato ho dovuto scontare questa squalifica e ora sono felice della fiducia che il mister mi ha dato nelle ultime due partite, spero che anche nelle prossime sia così. Reggiana, derby per i modenesi per eccellenza che torna dopo tanti anni, insomma una partita carica forse anche più di quella col Parma da questo punto di vista, arriva dopo appunto, questo bel risultato, dopo che vi siete sbloccati, loro sono comunque una squadra molto attrezzata per la categoria. Sì, sicuramente loro sono una grande squadra, si è capito dai risultati che hanno fatto e dagli uomini che hanno. Questo derby ho saputo che è da 25 anni che non si incontrano queste due squadre, quindi è un motivo in più per dare il massimo, per dare il nostro meglio, per portare a casa questi 3 punti che sarebbero molto, molto importanti per il proseguo del nostro campionato. Cristiano, a Teramo hai giocato il primo tempo esterno e il secondo tempo ti sei più accentrato. Qual è il tuo ruolo vero? Dov'è che ti trovi meglio? No, io posso fare tranquillamente tutti e due i ruoli, sia partendo da destra, che è il ruolo diciamo, che ho sempre fatto, che prediligo, ma posso giocare anche dietro le punte, quindi questo sta al mister a decidere dove mettermi. Abbiamo cambiato modulo nel proseguo della partita, però non ho, diciamo che mi trovo bene in tutti e due i ruoli. Serve soprattutto continuità in questo momento anche a voi per cementare questa fiducia che avete ritrovato con l'ultimo risultato. Sicuramente bisogna trovare la continuità giusta perché un risultato positivo non cambia assolutamente nulla nella nostra mentalità. Dobbiamo sempre affrontare le partite al meglio, è come se questi 3 punti non fossero arrivati. E niente, speriamo siano 3 punti che ci lancino verso un campionato importante.